Lago ghiacciato. Vabbè, giustamente. Sorpresa. Giustamente. Quando mai non ci sono dei soldati che appaiono magicamente dal nulla? Aspetta. Ecco fatto. Ah, giusto, aspetta. Sistema 10 nani. Super stilista, trova i cappelli dei pupazzi di neve. Uno solo, si sono sprecati e 5 colpi di grazia. Allora, beccati qui. Bud Spencer, beccati questo. Quindi, ogni pupazzo di neve che troviamo lo dobbiamo distruggere, che non si sa mai che nasconda qualcosa. Questo vuol dire che ce n'è uno super nascosto sicuramente, che nasconde il suddetto cappello. Non l'avranno certo messo in bella vista. Toc toc. Donna mia. Non l'avranno certo messo in bella vista il primo. Oh, volevo fargli triangolo. Il primo pupazzo, ecco, che trovi. Da dove provengono le sculture di ghiaccio. Ok, posso averne solo una a questo giro. Ok, ma per dove e per cosa? La prima cosa a cui ho pensato è buttarlo di sotto io. Però lì c'è un disegno. Guarda che là c'è un disegno. Ah, aspetta. Ah, giusto, aspetta. Gli puoi salire sopra su sti cosi. Cioè su quelle cose qua di ghiaccio. Forse non queste perché sono alte, però aspetta. No, ok, queste no, perché sono troppo alte. Anche questa è troppo alta. Però la prima cosa a cui mi viene in mente a me è buttarlo di sotto. Oppure qui c'è questa forma quadrata messa apposta quasi. Ok, buttarla di sotto non si può. Metterla qui non si può. Quel disegno lì, boh, vediamo adesso. Senti, Artù. Bene, ecco il lago. E adesso? Dobbiamo offrire in sacrificio qualcosa alla dama del lago. Brutto. Qualcosa di valore. Dicono che oro e gioielli vanno bene. Sì? E che ne dici di questo? Ehi, dama! Il tuo lago sembra davvero rinfrescante! Io ti giuro che pensavo avrebbe scorreggiato. Credo che mi farà un lungo bagno rilassante! Sì, sicuro. Io ti giuro che pensavo avrebbe fatto... Benvenuti, padroni, a tu e Sir Shrek. Abbastanza genio. È così imbarazzante. Lassù tra le montagne, o meglio, lassù tra le remote montagne, si trova un antico pozzo. Gettatevi una moneta e la missione sarà compiuta. Ok. Ok, io sarei un po' al verde. E il tuo amico non ha del denaro? Denaro? No, ma devo avere un topo da qualche parte. Oh, santo cielo, è così patetico. Lancillotto non ha avuto questo problema. E c'ha ragione la signora. È così imbarazzante. Ah, un momento, dama, abbiamo fatto tutta questa strada e non avresti una moneta da prestarci? Ah, va bene, volete una moneta? Portatemi 7 scarpe magiche con il tacco alto e ve la darò. E io ti giuro che... allora, quante monete abbiamo? Sul serio, fammele vedere. Sono un cretino, ho usato l'abilità per niente. Anche la dama del lago va pazza per le scarpe. Certo. Posso pensare al suo guardaroba. Eccola lì una scarpa, eccole qua una. Te l'avevo detto che si andava a incastrare qua uno, eh. Te l'avevo detto o no? Comunque, per fortuna non dobbiamo fare il super attacco di Shrek questo giro. Andiamoci a prendere la scarpetta. Ecco fatto. Qua ce n'è qualcuna, ovviamente ce n'è qualcuna. Sapete che se non fosse che a questa serie sto già dando come titoli i luoghi dove ci troviamo, avrei già dato come titolo a questo episodio "è così imbarazzante", proprio come ha detto Artù, giuro. Giuro, perché veramente è imbarazzante tutto ciò. E di qua si prosegue, guarda. Se non fosse stato che il gioco mi ci fa andare adesso, non ci sarei andato. Madonna, che culo. Questo c'ha lo scudo, aspetta un attimo. Aspettate un attimo che qua siete un attimino in troppi. Beccati questo. Maledetto. Schifoso. No, Shrek, porca troia. Non devi prendere al volo qualcuno. Lo so, fermati. Ecco qua, addio allo scudo. Prendi quello a triangolate. Tunk. Dio mio, manco stesse martellando un chiodo. Allora, torniamo un attimo qua. Qui ci vuole... qua ci vuole un ghiaccio per prendere il boccale, ma mi sa che non ci arriviamo comunque, sai? Potrebbe essere che non ci arriviamo. Comunque, intanto mi prendo la polvere di fata.
No, e dai. Iniziamo a spingerlo qui. Così prendiamo questa. Dov'è? Eccolo. Guarda i nani che arrivano. Maledetti. Spocco la faccia se vi avvicinate. Dicevamo, spingiamo il blocchetton di ghiaccio, se si riuscisse a muovere da questa parte. Ok, che culo. Stavo per dire, dai, se sta sciogliendo adesso. Per fortuna ci siamo arrivati. Vediamo se questo è il pupazzo. Ovviamente no. Ci manca una scarpetta sola, che sicuramente è qua. Ok, con calma. Queste scarpe sono così carine. Presto, adesso riportale al lago. Io volevo vedere solamente se c'era qualcos'altro di nascosto qui, ma immagino di no. Ecco, altri soldati, e quando mai? Calmo, calmo. Preso. Dai, stronzi. Guarda quello, sta tremando. Sta tremando tutto per il freddo, ovviamente. Dai, scendi. No, non sono riuscito a prenderlo. Aia. Bastardo. Prendi questo. Aspetta che cade. E ti becchi una triangolata addosso. Madonna mia. Una testata incredibile. Testata atomica. Come siamo messi? Abbiamo 3 su 4 tazze. Dobbiamo trovare ancora il pupazzo e uccidere altri 6 nani. Tenga, dama. A parte che io appunto credevo che mi avrebbe fatto prendere una delle mie monete. E proprio una sola, clink, me la faceva buttare dentro. Ci è voluta una vita, ma va bene lo stesso. Arturo, ah, wow. Hai una moneta nella tua tasca. Vai e gettala nel pozzo. Grazie. Ah, usiamo Artù ora? Ma dai, ma perché gli trema la spada? Mi paro con... A parte che questa non è una parata, ma si sta proprio rannicchiando. È diventato Link. Prendiamoci la monetina. Guarda, guarda, quante monete. Cioè, le teneva nascoste tutte lei. Allora, calmi un attimo. Ecco fatto. Madonna mia, però devo dire che a livello di combattimento anche Artù mica male, eh. Allora, la porticina lì è chiusa. Probabilmente dobbiamo arrivare al pozzo, come diceva la suddetta dama. Aia. Ecco fatto. Aspetta che... Ehi, tu nascosto. No, e dai, volevo fargli il colpo finale. Volevo vedere come attaccava Artù. Ok, il disegno l'abbiamo preso. Fammi vedere. Si vede qualcosa da qua? No, perfetto. Volevo vedere se si vedeva qualcosa. Ah, la porta, giusto. Che ripresa incredibile. Ovviamente di qua non si prosegue. Speravo di poter proseguire, ma vabbè, fa niente. Appare qualcuno? Strano. Mi pensavo che sarebbero apparsi dei soldati. Quindi? Ah, vabbè. Quinto piano, lingerie, pigiami, nominabili. Quarto piano, gioielli. Cos'è che ha detto? Profumi e qualche nano. Qualche nano. Ha detto qualcosa tipo di nominabili, tipo probabilmente robe per adulti. Quindi non starò qui a sindacare che cosa abbia detto, ma vorrei saperlo veramente. Primo piano, nani, casalinghi, nani, altri nani. Piano terra, pozzi dei desideri. Grazie. Ma sti soldi che cadono dal cielo adesso? Ehi, vieni qua. Ma dai, ma perché tu vuoi colpire me e io non colpisco te? Ed eccolo lì, il pozzo dei desideri. Dove sono finito io? Cos'è sta roba? A sto punto credo che non fosse contato che io fossi qua dentro. Tra l'altro dobbiamo trovare il pupazzo super stiloso. Forse è lui, aspetta un attimo. No, non era lui. Proviamo a proseguire. Vediamo.
dove si nasconde il pupazzo. Colpito? Ma a parte che queste sono spaccature di ghiaccio, sono grandi orme di Godzilla. Volevo dire un grosso dinosauro, ma non... effettivamente in ogni caso nessuno dei due sarebbe andato bene. Credo un grosso dinosauro godzilloso. Perfetto, sono caduto. Vieni qua. Eccoci. Presa. Vorrei provare a fare il colpo finale di Artù, ma non... quando cambi personaggio che non sia Shrek, fare i colpi finali diventa difficile. Non perché... per qualche motivo in particolare, solo che non... non te li fanno, non appare quasi mai. Oh, calmo. Dai, scendi giù. Scendi giù di nuovo. Sali, per favore. O scendi tu, non lo so. A tu? Non hai gettato la moneta nel pozzo? Ma sì. Io pensavo che qua ci fosse qualcosa di nascosto. Invece era proprio per proseguire il gioco. Ma vaffanculo. Tieni, tieni la tua stupida moneta. Ah beh, grazie di avermela fatta vedere la moneta. Quindi è tutto. Questa è la missione. Già finita, le mie congratulazioni. Ce l'hai fatta, hai completato la missione. Bravo, Paola. Gioco finito. Ma non devi darmi qualcosa? Tipo cosa? Un bacio? Non so, un attestato, una medaglia, qualcosa. Beh, la missione non era così difficile. E tu vuoi anche una medaglia? Vabbè. Ok, bene, torna su. Ho lasciato una cosa per te in una caverna dietro al lago. Grazie. Oh, comunque mi piace Artù come stile di combattimento. È più rapido di Shrek, almeno. Eccoci qua, vai, portami su. Madonna mia. Quando è che mi sono ridotto a giocare a Star... Shrek? Ma scusami. Mi è passato davanti. Mi è sorpassato. Boccali di birra. Oh, e i boccali ce li abbiamo tutti. Perfetto. Ma scusami. C'è qualcosa di invisibile qua. Ma ci sono dei nemici invisibili. Ma che cazzo. No, scusami. Non lo so. Ah, eccolo là, guarda il cappello. Ma non c'è il pupazzo. Vieni qua che ti faccio un attacco. E dai. Per mezza volta che era apparso quel... quel cavolo di triangolo. Wow. E io cosa mi aspettavo effettivamente? Grazie al cappello. E non c'è più niente? È così imbarazzante. A chi lo dici? Lo vorrei dire io che è così imbarazzante. Ma come senza morire? Ma scusami, ma tutti gli altri livelli me la contate senza morire, le cadute di sotto a caso, e questo me lo conta? Ma vaffanculo. Bello il disegno. 1700 monete, credo che ancora non ci bastino.